Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo specialissimo video. Io sono Xuter e ragazzi, mamma mia ragazzi, abbiamo visto tutti una cosa incredibile su Fortnite pochissimi minuti fa, quasi un'oretta e mezza per la precisione ragazzi, da spiagge snob, dalla base dei cattivi. Il Rocket si è alzato in cielo, ragazzi, volando direttamente verso lo spazio infinito ed è stata una cosa assolutamente meravigliosa. Ma ragazzi, nessuno si sarebbe aspettato che nel cielo, come state vedendo adesso, siano rimaste delle scie luminose stranissime che sembrano aver spezzato il tempo, ragazzi. Sembrerebbe che ci sia stato un qualcosa che ha distrutto là nel cielo qualsiasi concezione dello spazio-tempo conosciuto, ragazzi, ed è successo in tutta la mappa. Queste scie luminose hanno imploso e hanno crepato il cielo in una maniera incredibile e inimmaginabile. E inimmaginabile, ragazzi, è anche quello che stiamo per andare a vedere. Non so se molti di voi l'hanno già notato, ma è successo qualcosa a rifugio ritirato, ragazzi. Noi ci spostiamo verso il rifugio ritirato, con precisione verso il grande negozio, chiamiamolo così, quello che c'ha praticamente dentro tutti gli oggetti, una specie di mini market, ragazzi. In quel negozio sembra essersi aperto un portale spazio-temporale, ragazzi. Incredibile, hanno stravolto nuovamente tutto quelli di Epic Games, lasciandoci ancora una volta a bocca aperta, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Lo andiamo a vedere insieme, raga. Lo andiamo a vedere insieme. Abbiamo il nostro bel deltaplano e di prepotenza ci avviciniamo all'edificio, raga, di rifugio ritirato. Vediamo un pochettino che cosa è cambiato. Attenzione, attenzione, ci stiamo avvicinando. Togliamo il marker che tanto non serve. Sento già degli strani rumori, raga. Sento già degli strani rumori, raga. Guarda, guarda che cacchio è successo, ragazzi. C'è un portale, c'è un portale qui all'ingresso dove dice Welcome to the Lodge. Porca miseria, lo possiamo attraversare senza problemi, non succede assolutamente nulla ancora per ora, ma sembrerebbe, ragazzi, un inizio della nuova season che forse di nuovo stravolge tutte le nostre idee. Magari ci sarà il Far West, magari con il modulo lunare che abbiamo visto si potrà attraversare questo portale ed arrivare addirittura in un'altra mappa, o magari addirittura un teletrasporto che ci porta in altri luoghi di questa mappa che ancora noi non sappiamo. C'è da dire, ragazzi, che Epic Games ancora una volta, sebbene faccia le sue porcate con i server e le cose del genere, riesce comunque sempre a stupirci con delle novità che nessuno sicuramente si aspettava. Beh ragazzi, io vi ricordo che se volete rimanere aggiornati su tutto quello che succederà sicuramente in questi giorni, mi raccomando, questo è il canale giusto, raga, un bel pollicione in su, una bella iscrizione e non dimenticatevi di attivare la campanella. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e noi ci vediamo domani in live. Ciao!